Buongiorno, sono Carlo Bertucci, sono un volontario del Banco Alimentare della Toscana. Ringrazio di questo evento e devo raccontare un attimo quello che è il Banco Alimentare. Il Banco Alimentare è nato 30 anni fa da un incontro di due persone, il cavaliere Danilo Fossati, che era il presidente della Star, e Don Luigi Giussani. E tutte e due hanno intuito che di fatto l'industria e la filiera agroalimentare aveva uno spreco di cibo. Insieme a dei giovani hanno iniziato a raccogliere questo cibo che altrimenti sarebbe stato sprecato. E questa cosa è iniziata e si è sviluppata in tutta Italia in questi 30 anni. Di fatto oggi ci sono 20 banchi alimentari, uno per ogni regione, che raccolgono ogni giorno, ogni anno, migliaia di tonnellate di cibo dalla filiera agroalimentare. Qui in Toscana, con questo cibo, noi riusciamo, tramite gli enti caritativi associati, a distribuire oltre 5.000 tonnellate di cibo ogni anno, e riusciamo anche, con i 100 volontari che lavorano quotidianamente al banco, a di fatto raggiungere centinaia di migliaia di persone che altrimenti avrebbero poco da mangiare. Questa è un'attività caritativa e ringraziamo anche la vostra iniziativa, che ce la fa conoscere, che poi permette appunto a molte persone di essere aiutati, perché in Italia il banco raggiunge a livello nazionale oltre 1,5 milioni di persone povere e bisognose di cibo.